Sentivo l'intenso bisogno di una profonda comunione con Dio. La mia anima era assetata di Lui. Una sera, dopo il lavoro, sentii dentro di me una voce che mi invitava ad andare nella stalla e ad inginocchiarmi in quell'alto solaio, dove pregavo spesso. Obbedendo alla voce del Signore, mi inginocchiai dinanzi all'Iddio vivente e mi presentai a Lui. Dopo aver pregato un po', mi sentii investito di una forza straordinaria che si impadronì di tutto il mio essere. Cominciai allora a pregare più intensamente, non avendo altri che Gesù davanti agli occhi, e mi accorsi che la mia preghiera diveniva sempre più intensa. Improvvisamente vidi come un raggio luminoso proveniente dal cielo e capii che Dio gradiva la mia preghiera. Fui come trasportato in uno splendore indescrivibile e le mie povere parole non possono esprimere quel che provavo in quei momenti. Una specie di corrente attraversò tutto il mio corpo e si impadronì nella mia lingua, tanto che pronunziai un fiume di parole che io stesso non comprendevo. Ero sempre cosciente, anche se non mi rendevo conto di quanto mi stava accadendo. Anzi, cercai perfino di trattenermi dal pronunziare quelle parole, mordendomi la lingua. Ebbi anche paura quando mi accorsi, qualche istante dopo, che non potevo più pregare in danese. E mi venivano alle labbra sempre quelle parole strane. Quando mi alzai, scoppiai a piangere, pensando di dover chiedere perdono a Dio per essermi comportato a quel modo. Il fatto è che mi avevano raccontato che alcuni che avevano meditato a fondo sul cristianesimo erano divenuti degli esaltati ed erano perfino impazziti. A dire il vero, io non avevo riflettuto o meditato tanto, ma avevo semplicemente creduto in Dio. E mi ero rivolto a lui in preghiera ed ero stato investito da quella forza incomprensibile. Mi infilai nel letto, cercando di dominarmi, perché ero ancora in preda a quello strano fenomeno. Non osavo parlarne a mia moglie, per paura che mi credesse pazzo, e poi non volevo turbarla. Quando ritornavo ai miei amici del movimento comunitario e ci mettevamo a pregare, quello strano fenomeno si ripeteva e dovevo controllarmi, facendo leva su tutte le mie forze, fino a tenere un fazzoletto sulla bocca, in modo che nessuno sentisse quel che dicevo. Fu un periodo terribile. Nessuno mi capiva e non sapevo che fare. Una sera fummo invitati ad una riunione che si teneva a casa di un'anziana istruttrice credente. Doveva parlare un predicatore di passaggio, appartenente ad un'altra chiesa. Dopo il messaggio e qualche osservazione da parte di alcuni di noi, ci inginocchiammo per pregare. Allora mi rivolsi a Dio nel mio intimo e gli chiesi di guidarmi mediante lo Spirito Santo, senza rendermi conto del fatto che lo strano fenomeno di cui stavo facendo l'esperienza era dovuto proprio alla presenza in me dello Spirito Santo di Dio. In ogni caso, anche quella sera fui preso da una forza irresistibile che mi sollevò da terra all'insaputa di tutti. Prima di rendermi conto di quanto mi stava accadendo, mi trovai dall'altro lato della stanza. Ero stato letteralmente sollevato dal di sopra delle teste di quelli che pregavano accanto a me. Ricevetti anche una visione celeste che non dimenticherò mai più e che non posso descrivere a parole. C'è indubbiamente un'analogia tra questa visione e l'esperienza descritta dall'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. Bisogna vantarsi, non giova a nulla però. Verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, non so se col corpo o se fuori dal corpo, lo sa Dio, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quest'uomo, non so se col corpo o senza corpo, lo sa Dio, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è possibile ad un uomo proferire. Di lui mi vanterò. Di me invece non mi darò vanto, se non delle mie debolezze. Certo, se volessi vantarmi non sarei insensato, perché direi solo la verità, ma evito di farlo, affinché nessuno mi giudichi di più di quello che vede o sente da me, e perché non insuperbissi per la grandezza delle rivelazioni. Cominciai allora a gridare con tutta la forza che avevo. Sono libero, sono libero. Alcuni miei amici si spaventarono e si precipitarono frastornati fuori di casa, mentre altri cominciarono a lodare Dio. Altri ancora mi chiesero se fossi malato, perché tremavo tutto. Non riuscivo a capire quel che mi stava accadendo, ma ero assolutamente certo di essermi trovato alla presenza di Dio.
Nessuno però osava dare una spiegazione del fatto. Gli amici allora mi consigliarono di tornarmene a casa e mi aiutarono ad infilarmi il cappotto. Strada facendo, alcuni mi chiesero se sapessi quel che mi stava succedendo. Ma io stesso non sapevo che rispondere. Dissi solo che ero stato invaso da una gioia soprannaturale, indescrivibile, e che quella gioia continuava ad inondarmi. Il giorno dopo, lessi nella Bibbia queste parole. Si sta invece verificando ciò che fu detto per mezzo del profeta Gioele. Negli ultimi giorni, dice il Signore, effonderò il mio spirito su ogni essere umano. E profeteranno i vostri figli e le vostre figlie. I vostri giovani vedranno visioni e i vostri anziani sogneranno sogni. Certo, sui servi miei e sulle mie ancelle effonderò in quei giorni il mio spirito e profeteranno. Farò prodigi in alto nel cielo e segni prodigiosi giù sulla terra. Tuttavia, non capivo ancora che cosa significasse che Dio spande del suo spirito, sapendo però che la visione che aveva avuta proveniva da Dio. Più tardi, l'anziana maestra venne ad informarmi delle mie condizioni. Approfittai allora per chiederle che cosa mai mi fosse capitato la sera prima. Lei mi spiegò che lo Spirito Santo era disceso su di me. Mi parlò quindi del battesimo dello Spirito Santo, secondo l'insegnamento della Bibbia, mostrandomi come se ne parli già nei quattro Vangeli. In particolare, attirò la mia attenzione su Marco 16,17, dove la glossolalia, o parlare in lingue, è indicata come uno dei segni che accompagnano questa esperienza. Questi poi sono i segni che accompagneranno i credenti. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se avranno bevuto qualcosa di mortifero non nuocerà loro, imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati. Il mistero dunque era stato risolto. La mia strana esperienza non era altro che il battesimo dello Spirito Santo. Confidai allora alla maestra che quel fenomeno si era manifestato spesso negli ultimi tempi mentre pregavo e che avevo fatto di tutto per evitare di pronunziare quelle strane parole. Lei si commosse e mi incoraggiò a non reprimerle quando mi venivano le labbra, perché quel che avevo ricevuto non era altro che il dono dello Spirito Santo. E mi disse: molte persone corrono da una riunione all'altra per anni in cerca di quel che lei ha ricevuto da solo con Dio in una stalla. Questi fatti sono accaduti in Danimarca, tratto dal libro di Martinus Bicher, dal titolo Come un padre, pagina 21-24.